Cari fratelli e sorelle del Madagascar, con la grazia di Dio, tra pochi giorni sarò in mezzo a voi. Desidero farvi giungere fin da ora il mio saluto cordiale, insieme al ringraziamento per tutto quello che avete fatto e state facendo per preparare la mia visita. Soprattutto vi ringrazio per la vostra preghiera, sia personale, sia nelle famiglie, sia nelle comunità parrocchiali, come pure negli ospedali e nelle carceri. La preghiera non conosce confini. Quando sarò in Madagascar, anche se potrò visitare solo alcuni luoghi, con la preghiera raggiungerò tutti e per tutti implorerò la benedizione di Dio. Cari amici malgasci, il vostro paese è famoso per le sue bellezze naturali e per queste, diciamo, laudato sì. È nostro dovere custodire con cura, ma c'è un'altra bellezza che sta ancora più a cuore di Cristo e al Papa, quella del suo popolo, cioè la vostra santità. Per questo verrò a confermarmi nella fede e al tempo stesso ad attingere da essa. La Vergine Santa ci ottenga questo dono e grazie e a presto.